Ringrazio il Presidente Emerito De Vincenti e il Presidente Signoriello per l'invito e mi scuso per non essere intervenuto a causa di impegni istituzionali. Saluto tutte le autorità e gli ospiti presenti all'evento in cui ancora una volta Merita, la Fondazione Merita, porta al centro del dibattito un tema dirimente per il futuro del Paese. L'Italia sta attraversando un momento di ripresa, anche inaspettato, comunque non previsto dagli osservatori internazionali, in cui si registra una crescita superiore ad ogni aspettativa, come mostra la nuova stima tendenziale del PIL, pari a quasi l'1% nel corso di quest'anno, a fronte dello 0,6% indicato a novembre nello stesso NADEF. Siamo consapevoli, tuttavia, che l'Italia sconta alcuni ritardi strutturali, in alcuni casi anche gravi, il cui recupero è indispensabile per assicurare una crescita sostenibile. I divari territoriali tra nord e sud, tra Tirreno e Adriatico, all'interno dello stesso Mezzogiorno, i divari generazionali e di genere sono un freno per l'intero Paese. Pensiamo ai dati sull'occupazione, a quanto differenza ci sia tra il nord, in alcune aree vi è addirittura la piena occupazione, e ampie parti del nostro Mezzogiorno in cui è ancora grave il saldo disoccupazionale. Pensiamo al divario che esiste tra l'occupazione maschile, in crescita significativa, e l'occupazione femminile, in grave ritardo rispetto ad altri paesi europei. E pensiamo al dato sui giovani. In Italia 3 milioni di giovani, questo è il dato più allarmante, 3 milioni di giovani non studiano, non lavorano e non cercano lavoro. In Germania oltre la metà dei giovani tra i 15 e i 24 anni è già occupato, lavora. Un giovane su due tra i 15 e i 24 anni in Germania lavora. In Italia lavorano appena meno del 20% nella stessa fascia di età. Il tasto maggiormente dolente è proprio questo, l'occupazione giovanile, che presenta dinamiche molto preoccupanti, anche per esempio per quanto riguarda la fuga dei cervelli giovanili dal nostro Paese. I migliori lasciano l'Italia, quasi 200.000 l'anno, per cercare il futuro fuori. E nel frattempo, come prima ricordavo, addirittura 3 milioni di giovani non cercano il proprio futuro. Sono rassegnati a non affrontare questa sfida. Per cambiare c'è bisogno di un'offerta di occupazione che comprenda reali prospettive di sviluppo, crescita e innovazione, piani formativi, percorsi attenti alla conciliazione delle aspirazioni lavorative, personali e familiari, di cura dell'ambiente e della salute, per superare effettivamente ogni discriminazione ed emarginazione. Il governo, tutto il governo è impegnato nel perseguire l'ambizioso obiettivo di invertire la rotta e avviare finalmente un percorso di riduzione dei divari territoriali che parta proprio dalla valorizzazione dei giovani e interrompa il continuo depauperamento del Sud, depauperamento particolarmente evidente negli ultimi 10 anni. In questa direzione va certamente anche il disegno di legge sul lavoro approvato il 1 maggio, che tra le altre misure ne prevede una di contrasto al fenomeno proprio dei NEET, di coloro che non studiano, non lavorano e non cercano occupazione. Come è noto a tutti, certamente a voi, in questa fase possiamo contare su ingenti risorse finanziarie che tuttavia occorre adesso mettere a sistema per aumentarne l'efficacia, per innescare un meccanismo di sviluppo, di crescita e quindi anche per innescare un meccanismo che poi possa permetterci di pagare l'accresciuto debito che stiamo attivando e che non può caricare, non può essere caricato, non può essere scaricato
sulle prossime generazioni. Tra Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altri finanziamenti europei, le regioni meridionali avranno a disposizione circa 230 miliardi di finanza aggiuntiva da utilizzare nei prossimi 6 anni. 220 miliardi in 6 anni, una cifra importante, una cifra sicuramente sufficiente, se ben impiegata, a ridurre finalmente questo divario, a ripartire la crescita e la speranza nei giovani del Mezzogiorno. Il problema è spenderle, queste risorse, spenderle nei tempi molto ristretti che abbiamo, che le regole europee ci impongono, e nei modi migliori, ottimali, vista la cronica inefficienza della macchina amministrativa, che è forse il problema che abbiamo, il principale problema che abbiamo nel nostro Paese. Sono certo che dal lavoro di questa giornata, nel cuore del Mezzogiorno, emergeranno altre preziose proposte per il nostro governo, per chi deve assumere le decisioni, per il Parlamento italiano. E io penso che questa sia la strada migliore per costruire davvero un sistema più efficiente che sappia affrontare questa sfida, sventare i rischi che vi sono anche in merito alla credibilità del nostro Paese in Europa e per cogliere le grandi opportunità. L'impiego ottimale delle risorse straordinarie che col PNRR e con gli altri strumenti europei possono giungere al nostro Paese non è la sfida di questo governo, è la sfida dell'Italia che dobbiamo vincere. Buon lavoro.